Consiglio direttivo in Lega Pro si va verso il rinvio anche della 22esima giornata. In soldoni la C dovrebbe giocare il 23 gennaio, forse, e non il 16. La conferma arriva da Francesco Chirelli, che ha spiegato all'Ansa quanto sia difficile al momento raccapezzarsi con tutto quello che è venuto fuori nelle ultime ore, tra focolai e casi un po' ovunque. Nei giorni dei rinvii la Lega Pro era riuscita ad anticipare quasi tutti, solo la Lega di B aveva deciso di spostare le gare delle due giornate natalizie prima. Già il 31 dicembre era arrivata la notizia: in C si torna in campo il 16. Ci si disse allora, ma adesso anche questa data, nel frattempo diventata quasi utopistica, diventa un enorme punto interrogativo. Il consiglio direttivo della Lega Pro deciderà oggi, è stato convocato d'urgenza dal presidente per provare a capire qualcosa in più su quale sia la situazione attuale e soprattutto su quali potranno essere le prossime mosse da adottare. I numeri della C fanno paura: 250 calciatori positivi su 1.700 totali. Estendendo il discorso a tutti i componenti del gruppo squadra, uno su 10 al momento risulta contagiato e i dati sono in aumento. Si interroga tutto il mondo del calcio, che cerca un modo per venire fuori dal vicolo cieco della doppia interpretazione normativa, spesso in contrasto con le ASL. Il modello Premier attira non poco, cioè decide sempre la Lega. Le ASL non possono mettere in quarantena un calciatore, anche perché le nuove norme non prevedono l'isolamento fiduciario per chi ha la terza dose, ma l'utilizzo della mascherina FFP2, sempre all'aperto. Come può indossarla un calciatore? Dubbi, in attesa di nuove regole, ma la C probabilmente si fermerà ancora.